Ciao a tutti ragazzi, è iniziato il 2021 del Lugano come era finito il 2020, con un nuovo pareggio, quarto pareggio di fila con i bianconeri che sono riusciti a strappare un punto a Tourbillon oggi con un gol nel recupero di Fabio Daprelà, un pareggio come all'andata contro il Sion era stato 2-2 a Cornaredo contro l'altro gol di Gheorghiu su rigore e di Daprelà proprio come oggi, i due sulla lista dei marcatori. Una partita però diversa da quella dell'andata sotto molti aspetti. Prima di tutto il Lugano è una partita nella quale soprattutto nel primo tempo ha dovuto fare il gioco. Il Lugano non è abituato a questa cosa, il Lugano spesso preferisce lasciare il possesso palla all'avversario, essere un po' arretrato e poi ripartire velocemente soprattutto sulle fasce lanciando i suoi attaccanti, penso a Bottani, penso a Gerd, penso a Lungoi che oggi è partito dalla panchina. Invece Lugano ha dovuto fare la partita contro un Sion che non aveva un gran ritmo, che però era piazzato bene difensivamente, il Sion non ha neanche giocato un amichevole, entrambe le squadre non hanno avuto tanta pausa, soltanto 24 giorni di riposo, spesso la sosta invernale solitamente in Svizzera è di quasi 2 mesi, questa volta invece neanche un mese, quindi un primo tempo non su grandi ritmi nel quale Lugano ha dovuto fare la partita e nel quale Lugano non è riuscito a creare un granché. Ma la cosa che bisogna trarre da questo primo tempo è soprattutto l'ammonizione di Lovric dopo 5 minuti. Questa ammonizione vuol dire che Lovric salterà la partita contro Libé, ma vuol soprattutto dire che ha tirato fuori Lovric dalla sua partita. Lovric non c'era soprattutto nei primi 15 minuti, questa ammonizione che viene subito, lui sa che avrà 85 minuti da giocare con il peso della munizione sulle spalle e quindi cosa succede? Si ritrova con un cartellino giallo, che si trova lì la palla dell'1-0 dopo 10 minuti servito da Gern, la più grande occasione per il Lugano nel primo tempo, e non riesce a fare il tap-in al secondo pallo. Peccato, era forse la nostra unica occasione contro un blocco vallesano ben schierato. Arriva al secondo tempo, le cose cambiano un po', un'altra cattiva notizia, dopo la squalifica di Lovric per Libé, che il custodio si infortunia e deve uscire, quindi entra Ciovilo, sono già due dei nostri centrocampisti forse out per gli Young Boys, e al 60esimo e passa, cosa succede? Anche come se non bastasse, si infortunia anche Sabatini sostituito da Marci, quindi potenzialmente i nostri tre centrocampisti che non ci saranno contro Libé. Però torniamo al gioco, cosa succede? Inizia il secondo tempo e il Sion mostra un'altra faccia del suo gioco, pericoloso Carlen da lontano, anche Wakatsuki che nel primo tempo aveva fatto fatica, lui che era solo in attacco, ogni tanto Fabio Grosso mette due attaccanti, con Wakatsuki piuttosto da falso 9 si trova meglio, invece Wakatsuki era solo, ha fatto fatica nel primo tempo. Nel secondo tempo ad inizio ripresa si ritrova sulla testa un bel pallone, cross di Tosetti su punizione, per fortuna non inquadra la porta. Comunque Lugano in difficoltà, che perde sia Custodio che Sabatini, Lugano che cerca di far entrare sia Lungoi che Ardaiz, nello stesso tempo tira fuori due attaccanti, Gern e Bottani, che non hanno inciso purtroppo e che non sono neanche stati tanto pericolosi. Buoni il primo quarto d'ora di Bottani, dove è molto propositivo, viene a prendere la palla, anche Gern che avrebbe dato un assist a Lovric se fosse stato più concentrato l'austriaco, però offensivamente non ci sono tiri in porta sia dal ticinese Bottani che dallo svedese, quindi una performance abbastanza deludente. Un po' meglio Lungoi Ardaiz ha avuto un'occasionissima, la tirata in bocca a Fayulu, per fortuna era fuori gioco, ma comunque peccato, non arriva ancora questo gol. E invece Lungoi abbastanza bravo con i suoi guizzi come al solito, però nel concludere le azioni non c'era neanche lui oggi. Entrano questi due, però la sfida non va in favore del Lugano, perché cosa succede? Daprelà concede un rigore, segna Gheorghiu su rigore, quindi come all'andata, più o meno allo stesso momento, quindi il Lugano rimangono un po' più di 20 minuti ed è sotto 1-0. I bianconeri sono sotto pressione, ma ai bianconeri piace essere sotto pressione. Si sa che abbiamo guadagnato tantissimi punti negli ultimi minuti e tra l'altro quello che succederà. Per fortuna, bisogna dire, per fortuna c'era Baumann oggi, perché da per là un'altra ingenuità, dopo il rigore regalato, fa un fallo all'entrata dei 16 metri, punizione di Gheorghiu, che per poco, se Baumann non avesse salvato il suo incrocio, sarebbe stata doppietta per il centrocampista del Sion, che tra l'altro è arrivato a quota 4 gol, il miglior realizzatore della sua squadra.
e a fine partita, dopo il rigore regalato, il cartellino giallo e quasi il 2-0 per fallo di Daprelà sulla punizione, Daprelà, croce delizia, fa gol al 95esimo. Corner, colpo di testa di Ciovilo, ribattuta, Udrichis regala la palla a Ciovilo e il difensore numero 30 fa gol, quindi un'esplosione di gioia dei bianconeri che strappano di nuovo un punto, che rimangono imbattuti in una sola sconfitta quest'anno contro lo Zurigo. Di nuovo facciamo vedere il cuore anche in una partita come questa, con poco ritmo, una partita di ripresa contro un avversario che non fa tanto il gioco, dove andiamo in svantaggio a 20 minuti dal termine. In quelle partite lì dove non c'è tanto spettacolo, spesso subisci il primo gol, la perdi. Invece noi non abbiamo mollato, è una cosa molto positiva. Attenzione tuttavia che abbiamo 4 punti sulle ultime 5 partite e la prossima è proprio a Cornaredo contro il campione svizzero, quindi sarà difficile, bisognerà davvero provare a ritrovare la vittoria. Comunque non ci lamentiamo oggi. Altre segnalazioni: Opara è stato annunciato da Padalino, quindi verrà probabilmente ufficializzato ad inizio settimana, forse lunedì, martedì, come era successo con Abubakar. Opara, che è un esterno, può giocare sia a destra che a sinistra, sia da terzino che da esterno, che sa fare gol, sa fare cross, guardate un po' i suoi video, è molto veloce, molto potente, mi ricorda un po' forse Kevin Rugg, il terzino molto atletico che giocava nello Zurigo, che ormai è nel Parma, no, nell'Hellas Verona. Vedremo Opara cosa può portare, se sarà solo un vice Lavanchis, se sarà solo un vice Guerrero o se proprio porterà questo piccolo più. A livello di classifica il Lugano sale a 20 punti, 14 partite, 20 punti, 9 punti in trasferta, 11 punti in casa, un bottino abbastanza buono per i bianconeri che raggiungono il San Gallo a quota 14 partite e 20 punti, entrambi terze. San Gallo tra l'altro sarà impegnato anche lui mercoledì, che è un recupero contro il Vaduz, quindi questi due recuperi decideranno un po' la classifica, come si metterà il Lugano, che potrebbe agguantare il secondo posto. Sarà difficile perché dobbiamo battere l'Union Boys, ma si vedrà, vediamo se arriverà l'annuncio di Opara. Comunque noi ci vediamo mercoledì o giovedì dopo la partita contro l'Union Boys. Grazie a tutti.